Buonasera amici del Mondo Futsal, siamo collegati qui allo Junior Club di Campo di Carne per questa sesta giornata di Lega. Stasera scenderanno in campo Buona Onda contro Città Volsca in solitaria. Vediamo, intanto adesso perde un brutto pallone Princi, attenzione adesso Pucci, la conclusione, la rete di Pucci, il vantaggio del Volsca subito. Allora Sanna prova la conclusione, la palla dentro per Pucci, ancora Luciano, bravissimo di piede. Chiude bene però ancora Princi, il passaggio per Scaringella e si oppone Santoro, molto bene. Si trascina la palla in rimessa d'area, poi il numero adesso di Marconi, conclusione al lato di un soffio. Precedenza dal signor Lungo al tazzo, la conclusione Candian da un centimetro prende il palo, clamoroso. Pallone per Giapporcaro, adesso Princi, intercetta il pallone, Princi, fa fuori Santoro, il pareggio del Buona Onda con Princi, Petraccini, poi Marconi a riconquista qui, molto bene. Allora Sanna, centrale per Pucci, Pucci sfida Giapporcaro, Pucci, grandissimo gol da parte di Pucci che riporta in avanti il Città Volsca. Allora Pucci, passaggio per Marconi, lo chiude bene Di Bello, la finta, il miracolo di Santoro. Adesso può andare il contropiede veloce per Giascaringella, serve Grasso, in terreno di rigore Grasso. Cambio corto con Greci, sale palla al piede Greci, c'è liberissimo Marconi sulla sinistra, si libera bene Di Bello e poi gran parata di Luciano, dietro per Perna, qui l'errore di Perna, allora Di Bello con la punta, sbaglia però la conclusione, Di Bello protegge la sfera, retropassaggio per la conclusione, la respinta Cinadon di testa, la traversa da parte del Buona Onda con Cinadon. Vediamo che cosa opterà Marconi, la conclusione di Marconi, la rete del Città Volsca con Marconi, posta comodamente per Sanna. Allora Greci, il tacco, sbaglia qui però, può andare in contropiede Di Bello, supera Marconi, Di Bello davanti alla porta, Cinadon, 3-2 per il Buona Onda. Sarà il numero 7 Prince a battere la punizione, che la batte giustamente corta per Giamporcaro, la sposta, la conclusione di Giamporcaro, la traversa di Giamporcaro. Prince prova ad andare via a Pucci, Princi contro Pucci, lo salta Princi, passaggio per Scaringella, serve Marconi, passaggio, chiude bene Giamporcaro, ancora Buona Onda, Giamporcaro con la punta, Santoro si oppone, Greci la difende bene qui, serve Marconi sulla destra, Marconi la piazza e il 4-2 di Marconi da riferimento per il Città Volsca. Parte adesso Marconi, la conclusione e la rete, la chiude qui forse il Città Volsca. Parte adesso Petraccini, Santoro si oppone, Petraccini serve Giamporcaro, ancora la conclusione di Grasso con le mani, Santoro la tiene lì, Grasso messo giù, non c'è punizione, ancora Grasso può andare in velocità adesso Buona Onda, Petraccini sale sulla destra Scaringella, Petraccini, Santoro ancora. La posta in palio era alta, parte adesso Cozzi, il tiro è alta sopra la traversa di un nulla, serve Marconi, ancora il passaggio per Porcelli che riesce a agganciare la sfera, Porcelli con i piedi di Luciano e ancora calcio d'angolo per il Città Volsca, passaggio dietro Marconi, la finta, Marconi diventa sul sisto, Marconi il palo di Marconi, questa sera sembra sfida aperta fra Marconi e Luciano. Parte adesso Marconi, la conclusione Luciano stavolta risponde presente, finisce qui la sfida tra Buona Onda e Città Volsca, si conferma padrona indiscussa della Lega il Città Volsca, mentre per il Buona Onda è un'occasione sciupata, saprà rifarsi in futuro. Per questa sera è tutto dallo Junior Club di Campo di Carne, alla prossima.